queste due norme e chiudiamo subito. D'altronde, appunto, abbiamo finito lunedì di votare su Genova. La ringrazio, deputata Pini. Ha chiesto di parlare la deputata Bruno Bossio. Ne ha facoltà. Vorrei rivolgere per suo tramite al governo e chiedere se veramente allora c'è della malafede, perché noi anche in sede referente, in commissione, abbiamo provato in tutti i modi a discutere solo di Genova e l'ostruzionismo ci è venuto dalla maggioranza quando ad esempio la questione dell'antimafia l'abbiamo detta per 10 giorni e ci hanno rigettato i nostri emendamenti e poi l'hanno riproposto con 10 giorni di ritardo. Allora se si vuole mantenere altre cose oltre Genova vuol dire che si sta usando Genova ed è il ministro Caro che non è qui che sta usando Genova per far passare i fanghi e il condono di Ischia. Ringrazio deputata Bruno Bossio, ha chiesto di parlare il deputato Demenec, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io credo che in questi due grandi argomenti che hanno creato tanta tensione ma soprattutto tanto malumore nel Paese più che in questa Aula c'è la cifra della diversità fra il governo precedente e questo governo. La questione dei fanghi. I fanghi si dovevano affrontare cercando di ridurre la tossicità di quegli elementi, non di alzare i limiti. La questione del condono. Noi abbiamo fatto una cosa completamente diversa. Abbiamo stanziato risorse importanti per prevenire il rischio sismico. Quando le case sono in regola, ve lo ricordate il sisma bonus? Ve lo ricordate come si fa a prevenire i danni all'edificazione pubblica e privata? Ecco, la cifra della diversità è che voi invece usate delle scorciatoie, inserite la retromarcia, tornate a ricette del passato e soprattutto non fate l'interesse dei cittadini italiani. Grazie. Concuda, grazie. Chiesto di parlare il deputato Lepri, ne ha facoltà. Grazie Presidente.